Buongiorno, bentornati nel Vlogmas numero 9. Anche dietro la camera è stata fatta venerdì sera, cioè oggi il 7 dicembre, però voi la vedrete domenica mattina, quindi il vlogmas di domenica non andrà online nel pomeriggio alla consueta ora delle 17:30, ma vedrete lo svuota la spesa prenatalizio prima parte alle ore 9 di domenica. Quindi io passerei subito a mostrarvi quello che abbiamo acquistato con tutte le offerte. Questo perché? Perché le offerte da Volantino terminano proprio il 9 dicembre, in maniera tale che, riuscendo io a pubblicare il 9 mattina, qualora voi vedeste qualche prodotto, qualche offerta interessante, avreste modo di andare al punto vendita più vicino a casa vostra e acquistare. E io spero di fare cosa gradita, comunque per non perderci in troppe chiacchiere passiamo subito allo svuota la spesa. Allora, abbiamo acquistato due finocchi, poi ho trovato in offerta le cime di rapa, queste già tagliate, ne ho prese due buste. Ho trovato anche in offerta l'avocado e ne ho prese due, e il mango e ne ho presi sempre due. Poi ho voluto prendere una radice di zenzero, perché insomma adesso arriveranno anche dei video di ricette e quindi ho necessità dello zenzero fresco. Poi ho preso un'insalata duetto julienne, perché era l'unica che aveva la scadenza alla lontana e non una scadenza insomma di adesso. Poi ho acquistato una vaschetta di Indivia, questa belga, che a me piace tantissimo anche se è leggermente amarognola. Ho preso circa 1,5 kg di clementine con la foglia, queste sono dolcissime, io le adoro. Ho trovato poi in offerta i funghi coltivati affettati, che sono quelli che voi non amate ma che io adoro, e i cavolini di Bruxelles erano anche in offerta e quindi ne abbiamo preso una confezione, tanto più che è periodo. Questa è invece la tavolata con la restante spesa. Nel dettaglio sono in offerta all'Eurospin questi due dessert da banco frigo, ovvero i profiterol e il tiramisù, e mio marito ovviamente, ragazzi, che ve lo dico a fare, li ha voluti entrambi. Poi ho preso le fettine di grana padano DOP, che sono veramente buone. In offerta trovate anche il dolcetto mascarpone gorgonzola, che ve lo dico a fare io a questo giro, troppo buono. Ho acquistato due confezioni di grattugiato italiano della Pascoli Italiani. In offerta abbiamo trovato la bresaola della Valtellina, questa è la confezione da 80 grammi. Poi in offerta anche la culatta cotta, che io non ho mai assaggiato né provato, quindi insomma sono curiosa di sapere di che sa, sicuramente saprà di prosciutto cotto, però è un taglio diverso. Così come abbiamo trovato in offerta il prosciutto di Parma, ne abbiamo prese due confezioni. Poi ho trovato in offerta il pesce spada affumicato e ne ho preso una confezione. Se vi ricordate, in un altro svuota la spesa l'avevo preso il tonno affumicato, che era buono ma non sapeva quasi di niente. Quindi anche quello trovato in offerta, però a sto giro ho voluto prendere il pesce spada. E poi, per non farmi mancare niente, ho preso anche il salmone scozzese, che ormai è diventata la mia nuova droga. Poi abbiamo preso il parmigiano reggiano DOP, questo da 300 grammi. I piatti del mare della Undina, questi già conditi, una confezione di tofu al naturale per non mangiare sempre solo carne, una confezione di gudafette, una confezione di provola dolce a fettine. Era in offerta il macinato scelto di bovino adulto. Poi abbiamo preso le costine di suino, perché ho intenzione di preparare il ragù e quindi la carne al sugo. Ho preso il quarto di pollo della coscia per farlo al forno con le patate.
discorso per la mega confezione di salsicce macinata di carne di suino, ne sono 10 e pesano 830 grammi. Fesa di tacchino. Allora, 2 barattoli di polpa di pomodoro a pezzetti, una busta di pangrattato, questo pesa 200, no, 500 grammi, 2 yogurt grechi bianco, ho trovato in offerta la busta da 3 mozzarelle di bufala campana DOP. Ho acquistato una confezione di tagliolini, questi da mezzo chilo. Poi ho trovato le olive nere condite, sempre nel banco delle verdure e della frutta. In offerta ho trovato tutta la serie della Sunny Nature per quanto riguarda appunto i cereali e quindi ho preso sia orzo, piselli e lenticchie. Queste sono le confezioni, quelle precotte che si cuociono in 10 minuti. Poi ho preso i cereali e legumi e poi ho preso il riso e grano saraceno. Ho acquistato poi una confezione di fiocchi di avena degli altopiani umbri. Ho trovato in offerta, sempre nel banco frigo, questa insalarte che è fatta di cicoria e patate, 100% vegetale. La cosa buona sono gli ingredienti perché abbiamo patate al 39%, non so se riuscite a leggere nell'inquadratura, cicoria al 24%, aglio, olio extravergine di oliva, acqua e sale. Quindi è una pietanza totalmente non solo vegetale, ma anche naturale, se vogliamo. Mio marito si è scelto questa marmellata di arance amare italiane. Poi l'ho lasciato da solo 2 minuti e gli ho detto: prendi la maionese, e ha preso la chilata. Mezzo chilo di maionese, ragazze. Non si possono lasciare i mariti da soli che combinano i disastri. Io intendevo il tubetto, lui invece intendeva il vasetto. Ho poi acquistato una serie di spezie che o mi erano finite o non le avevo proprio, tipo la salvia, il prezzemolo, la cannella in polvere, immancabile in questa mesata. Ho 2 prodotti surgelati da mettere subito via: il minestrone 16 verdure, patate a spicchi che stasera andrò a cucinare a mio marito. Sempre il golosone di mio marito ha voluto acquistare questo mix piccante di arachidi, mais tostato e non so cosa, credo che in queste pallette arancioni ci siano altre ulteriori arachidi, però questo è un mix che si chiama proprio mix piccante, snack piccante, vedete, 200 grammi. Ho trovato nel reparto forno questo vassoio di roccocò e mostaccioli, che sono dei biscotti classici, tipici, insomma, napoletani. Infatti provengono da Frattamaggiore in provincia di Napoli. E siccome i mostaccioli ho una certa perversione per il mostacciolo, che peraltro si fa anche in Abruzzo, ma il rococò non l'ho mai assaggiato. Poi ho preso un tris di tonno al naturale, immancabile. Trovate in offerta il set da Sebrick da 200 ml, però solo al gusto albicocca. Abbiamo una bella mezza pagnottella di pane contadino, poi ci sono le piadine che erano in offerta, queste con l'olio extravergine di oliva e con la carta verde che trovate nel banco frigo, queste sono in offerta, quindi insomma noi ce ne siamo prese una. Poi ci sono i filetti di sgombra al naturale, che sono quelli che prendo ultimamente per mio marito, una confezione da 10 uova fresche da allevamento a terra, medie. Poi ho acquistato una pagnotta di pan di segale perché questa in dispensa, insomma, dura un po' di più rispetto al pane fresco perché è tipo il pan bauletto, quindi è sempre meglio averci una pagnotta da parte. Poi ho preso 1 litro di bevanda di avena, quella classica che acquisto sempre io.
Poi mio marito ha acquistato tutta una serie di vini rossi, ha preso il Montepulciano d'Abruzzo che già aveva assaggiato ed è buono e c'è qualcuno che se ne è offerta, poi ve lo segno nel monitor perché non me lo ricordo. C'è il Primitivo di Mandura, che è pure Manduria, che è pure molto buono, che già abbiamo assaggiato. Poi ha acquistato un Friuli Merlot, questo qui. E poi ha preso un Chianti, questi sono tutti rossi, ragazzi, stazione di posta, e anche questo già lo abbiamo provato e non è niente male. Poi nella parte non edibile abbiamo preso una confezione di rifiuto secco, questo Lilla, che per noi è proprio l'indifferenziato. Poi in offerta, in promozione, ma non era l'offerta, era proprio la promozione, diciamo, di questa settimana che termina appunto il 9 dicembre. Trovate questi bicchieri con la cannuccetta che sono troppo un amore, a un prezzo veramente irrisorio. Difatti, io ne ho presi due sia per me che per mio marito. E il protagonista di questi bicchietti, però di questi bicchieri è l'elfo o lo gnomo, chiamatelo come vi pare, quello natalizio. Comunque, siccome il prezzo era veramente bassissimo, ne abbiamo acquistati due. Poi abbiamo preso questa confezione regalo che è molto carina. Questa, diciamo, la natività è tutta fatta in ceramica e sotto ci sono dei cioccolatini. È un pensierino, insomma, molto simpatico. Pensierino giusto per un regalo di Natale, insomma, veramente il classico pensierino, la natività, che ci è piaciuto tantissimo. E trovate anche l'albero di Natale con il Babbo Natale e poi mi sembra il Babbo Natale con il pupazzo di neve. È fatto tutto interamente di ceramica. Poi abbiamo trovato in offerta il Soft Dream Balsamico, cioè i fazzolettini, questi, la confezione da 15, li avevamo finiti, quindi li abbiamo ripresi. Così come è in offerta il aspettate che non ce la faccio a sollevarlo, ve lo faccio vedere da qui. È in offerta appunto il detersivo, sia questo all'aloe muschio bianco, ma anche quello in versione, se non erro, lavanda, che è viola. Poi, come al solito, abbiamo preso una confezione di 3 rotoli da cucina, 3 veli, e una confezione da 12 rotoli di carta igienica, sempre 3 veli. E poi, ragazzi, così a fortuna abbiamo trovato l'ultimo rimasto. E a me personalmente è piaciuto tantissimo. Prima di tutto perché si può lavare in lavatrice a 30 gradi. E poi, guardate, ma non è un amore questo tappeto per l'ingresso, troppo troppo carino. Così domani, che dobbiamo addobbare l'albero e quindi fare le decorazioni a casa, posso già metterlo per terra, anche perché non ricordo se l'anno scorso avessimo un tappeto, uno zerbino, diciamo, da esterno. E questo era l'unico rimasto di quelli che probabilmente stavano sul volantino o che erano arrivati la settimana scorsa, perché io mi ricordo di averli visti nel volantino ultimo che vi avevo fatto vedere, che era l'offerta fino al 25 novembre. Quindi questo probabilmente era un rimasuglio di quel volantino lì, ma c'era solo questa fantasia. Quindi mio marito non era tanto convinto, ma a me piaceva troppo la faccia della renna e quindi insomma alla fine l'abbiamo preso. Troppo troppo carino secondo me comunque. Quindi questa è tutta la spesa che abbiamo fatto, ragazzi, abbiamo speso 138 euro e qualche centesimo. Io spero che vi sia piaciuta, questo ritorno all'Eurospin finalmente. Perché la Lidl non tanto vi è piaciuta, ma l'Eurospin la batte su tutti, quindi insomma siamo tornati perché mancava anche a noi questo negozio. E niente, quindi per oggi è tutto, questo si conclude qui il Vlogmas del 9 dicembre, ci vediamo domani con un nuovo video, mi raccomando seguitemi sempre, io vi ringrazio per aver guardato e vi rimando a domani, ciao!